Abbiamo appena inaugurato il sottopasso che collega, buongiorno, Bari con Nuecatta, due comunità, è facilitato anche il collegamento come la statale 16, come vedete, con questa realizzazione della rotatoria, che più che una rotatoria è una sorta di otto. È un itinerario alternativo alla strada provinciale che si intasa spesso nel periodo del weekend estivo. È un'opera importante, la prima dei due sottopassi a sud, l'altro sarà terminato entro la fine di quest'anno, probabilmente ad ottobre. C'erano stati dei problemi legati alla presenza di un tubo dell'acquedotto pugliese che per fortuna è stato eliminato, è stata tolta l'interferenza. Ferrovie dello Stato, che ha inaugurato con me, col vice sindaco di Mercataro oggi quest'opera, ha depositato anche i progetti esecutivi della soppressione dei passaggi a livello a nord, con la realizzazione dei sottopassi e sovrappassi, uno definitivo all'altezza della Masinata, e gli altri due, via Caravelli e via Catino, saranno temporanei, perché come sappiamo tutti Ferrovie dello Stato ha finanziato per 600 milioni di euro lo spostamento del binario a nord per eliminare la separazione, la frattura di quei due quartieri, Palese e Santo Spirito. Eliminiamo i passaggi a livello, realizziamo opere alternative, spostiamo anche i binari ferroviari a nord e a sud per mettere in sicurezza la viabilità, per migliorare dal punto di vista urbanistico ma anche sociale la nostra città, e per aumentare la velocità commerciale dei treni che collegano Lecce con Bologna e Bari con Napoli e Roma.